Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze. Ma buonasera, che bello essere di nuovo qui tra voi. Era allora, direi, eh? No, perché te lo voglio dire, cara Bottini, mentre tu eri a fare i pupazzi di neve a Frosinone, qui non abbiamo mica pettinato le bambole, che credi? Ma Esi, guarda, ti ci volevo vedere a te in mezzo a tutta quella neve, in quel disastro, quell'era glaciale. Sì. Comunque grazie per la calorosa accoglienza. Possibile che io non ti sia mancata neanche un po'? Ah, un pochino, lo ammetto. Vabbè, va. Comunque anche tu mi sei mancata. E anche voi, cari ascoltatori, e tutto lo staff di Antenna Radio S e tutta la redazione. Sì. Vuoi salutare anche a casa? Che so, mamma, nonno, parenti, amici, così possiamo andare avanti, no? Sì, guarda, un saluto lo vorrei fare. Ciao Maria, ciao Palinsesto. Ti prego, ma cos'è il festival del trash? No, perché ci sarebbe, come dire, da condurre un programma radiofonico, ti ricordi? Ma sì, in mia assenza ti sono scaduti gli yogurt dentro il frigorifero, hai fatto indigestione? Vabbè, dai, soprassediamo. Ecco, appunto, meglio. Questa sera, cara Nat, per il consueto viaggio di Oltre le differenze alla scoperta delle associazioni LGBTQ, ci spostiamo di qualche centinaio di chilometri a nord. Eh sì, Oriana, andremo a Milano, la città più gaia d'Italia, la città che nei locali della movida notturna fa registrare la più alta concentrazione di gay, lesbiche, trans, intersex e bisex per metro quadro. Ma no, dai, ma che dici? Non sarà mica un cliché? Mi meraviglio di te, Maisi, ti perdi così. In un bicchiere d'acqua, che amarezza! Oh, volevo fare come l'editorialista di Libero, Franco Beghis. Ti ricordi che durante la campagna per le amministrative lanciò l'allarme ai moderati? Attenzione! Scrisse anche con un certo pathos: se vince Pisapia, Milano sarà la Mecca dei gay. Pisapia ha vinto. E allora, mamma mia, che paura, terrore e tragedia! Me la sto facendo sotto! Sì, certo, come no. Comunque, tranquillizziamolo, Bekis, va? L'invasione vandalica, o se crede l'epidemia di massa, in realtà non c'è stata. Sono state fatte invece delle scelte amministrative precise con un significato politico importante nella direzione del riconoscimento dei diritti, e mi riferisco al patrocinio dato al Gay Pride, all'apertura del registro delle unioni civili e alla concessione del fondo anticrisi anche ai conviventi, anche dello stesso sesso. E a riguardo molto altro c'è da fare e si può fare. Anche di questo parleremo con i protagonisti di questa puntata, gli amici del CIG, Centro di Iniziativa Gay, nonché Circolo Provinciale Arcigay di Milano. Nel prossimo blocco intervisteremo il presidente e poi ci sarà la consueta carta d'identità con i volontari dell'associazione. Prima però, sai cosa facciamo, Nat? Non ne ho idea. Ecco, lo vedi, è per questo che sono tornata io. Cioè, eri persa senza di me, lo capisci? Sì, sì, sono sicura anche gli ascoltatori erano persi, sì, smarriti direi. Sì. Allora, che si fa? E allora non so se sai che presso il CIG ha sede anche un'associazione sportiva molto importante e apprezzata nel panorama pallavolistico GLBT europeo. Sto parlando del Gate Volley e questa sera è con noi il loro portavoce Davide Colafato. Buonasera e benvenuto. Ciao, ciao, buonasera. Allora Davide, per prima cosa ti chiedo di presentarci la vostra associazione sportiva, quando è nata, quanti atleti conta e a quali campionati ha partecipato e partecipa, e soprattutto con quali squadre, e se avete delle sfide imminenti, insomma, da affrontare. Guarda, il Gate Volley è un'associazione pallavolistica omosessuale che nasce nel 1998 e proprio quest'anno compie 14 anni. Diciamo che ha conquistato subito il rispetto pallavolistico GLBT europeo, ha vinto la medaglia d'argento agli Eurogames nel 2007, la medaglia d'argento al torneo di Parigi livello AA, perché ci sono più livelli, nel 2011, e diciamo che nelle prime formazioni più competitive a Milano, nelle province con i campionati FIPA e CSI. Il Gate è un'associazione che prevalentemente dà spazio a persone che non vivono bene la loro omosessualità, quindi cerca di dare anche aiuto, perché comunque noi non siamo solo una società sportiva ma proprio una società di aggregazione, e chi viene a giocare con noi è contento nel tempo sia di imparare a giocare bene a pallavolo e quindi di poter poi gareggiare divertendosi, e anche capire alcuni valori importanti della vita, che sono comunque il rispetto, il farsi anche rispettare in modo giusto senza danneggiare, diciamo, un'immagine di se stessi che è naturale. Il Gate è tra i gruppi che hanno costituito il Gay Sport Italia, il coordinamento nazionale dei gruppi sportivi GLBT italiani, e poi so che da oltre 10 anni organizzate il torneo internazionale di pallavolo Mamma Mia, e quest'anno anche un nuovo torneo, il torneo della Merla, insomma. Della Merla, sì. C'è una grande... Il torneo Mamma Mia è un cavallo di battaglia che praticamente il Gate ha ogni anno, e serve, lo voglio sottolineare perché è molto importante, serve
proprio anche per finanziare l'associazione, perché forse molti non sanno, ma la società trova sempre delle piccole difficoltà nel farsi aiutare a livello statale, che poi dopo vengano gli aiuti in tempi molto lunghi. Questo ringraziamo sempre, però insomma, come tutte le associazioni sportive, ha degli step da dover affrontare. Quindi il torneo Mamma Mia appunto serve, oltre che per riunire squadre di livello superiore o livello inferiore, e quindi passare una giornata tutti insieme senza distinzioni, divertendosi e giocando comunque a pallavolo e portandosi anche a casa una vittoria con tanto di coppa con una targhetta registrata, il torneo ha appunto questa funzione. È un torneo che su cui noi andiamo molto fieri, perché comunque riscontriamo sempre pareri e opinioni positivi. Quindi Davide, agonismo ma anche mobilitazione nella lotta alle discriminazioni, all'omofobia, lo sport può essere un mezzo? Io dico di sì, perché fondamentalmente siamo tutte persone dotate di sentimenti e di intelligenza, quindi sono convinto che lo sport può essere un ottimo mezzo per poter abbattere la discriminazione, e soprattutto rendendosi conto che ci sono varie sfaccettature che possono essere considerate, senza avere un'idea fissa su una determinata tipologia di persone. Quindi grande apertura a tutto il mondo LGBTQ attraverso anche lo sport. Noi ti ringraziamo Davide per il tuo contributo e facciamo il nostro in bocca al lupo alla vostra squadra, alla vostra associazione. Grazie, anche noi dell'associazione Gate ringraziamo voi per l'opportunità che ci avete posto in questo momento di poter ancora una volta far conoscere quello che può essere un'associazione sportiva anche al di fuori di quello che è lo sport, ecco. E allora Davide, chiudiamo dando anche i contatti per raggiungervi. Avete un sito internet, avete una mail a cui, certo, è possibile scrivere? Abbiamo un sito che è www.gatevolley.it, e sul sito trovate numeri di riferimento telefonici, quindi sia cellulari che diciamo numeri fissi, e anche la mail, che comunque la generica è info@gatevolley.it, oppure anche info@torneomammamia.com. Bene, è stato con noi Davide Colafato, portavoce del Gate Volley. Grazie mille. Grazie a voi e buona giornata. E adesso è arrivato il momento di prenderci una pausa. Ad attendervi tra pochissimo ci saranno gli amici del CIG di Milano ai nostri microfoni, quindi fermi dove siete, perché presto Oltre Differenze sarà di nuovo on air. E allora che fai? Te ne privi? E dai, e dillo che ti sono mancata un po'. Oddio, mi si è cariato un dente.